Ciao Belve, per me è un vero piacere darvi il benvenuto a questa nuova avventura dedicata all'estremo e all'impossibile. Mi trovo qui al bike park del Pietralata, zona Fermignano. Sono più o meno 10 gradi, oggi è molto ventilato. Ero un po' indeciso a venire qua perché i giorni scorsi ha piovuto, c'è un sacco di fango, ho dato un'occhiata alle piste, ci sono alcuni fiumiciattoli da guardare. Ma come sapete il lavoro del biker è un sporco lavoro e qualcuno lo deve fare, quindi oggi mi immergerò nel fango per voi. E oggi proveremo una delle tre piste nuove che hanno aperto i local, sì, perché qualche mese fa hanno aperto la PS1, PS2 e PS3, e con due varianti, la vertical line e la jump line. Altre piste, ci sono tantissime piste qui, però queste sono quelle nuove che hanno aperto. Oggi faremo la PS1. Come sarà questa pista? Da qui andremo alla vertical line. Seguitemi, allacciate le cinture perché l'adrenalina scorrerà fiumi. Ciao Belve! Bene, carissimi biker dediti all'enduro estremo, questo è lo start della PS1. Più avanti, un centinaio di metri, c'è lo start della PS2. E a circa un chilometro c'è lo start della PS3. Qualche tempo fa c'erano dei cartelli lì che indicavano il sentiero, adesso sono spariti chissà dove, ma questa è la PS1 e da qui partiamo. Prendo la mia affezionata Kenevo, il brivido sta per iniziare. 3, 2, 1, go! Come detto, c'è abbastanza fango e tira un sacco di vento, quindi dato che ho un sacco di coraggio da vendere andrò più piano di quello che di solito vado, ma a voi che vi piace lasciare i freni e vi piace andare forte, questo tratto è veramente gustoso perché è tutto lineare, si fa benissimo anche con una front, anzi mi dicono che con le front vanno più forti delle enduro qualche volta. Saltellino piccolo, ma piccolo piccolo, piccoli tratti in mezzo alle rocce, ultimo tratto della PS1. Questo è un tratto, è un pezzo, è un trail che si fa in circa in un minuto e mezzo andando alle mie velocità. E adesso qua ci mettiamo alla vertical line, qui più avanti c'è la jump line. Adesso anche qua c'è un tratto con le rocce, la vertical line inizia con un muro da prendere veloce, se no non si riesce a salire, si gira a destra e un altro muro in discesa da prendere bene e poi un fiumiciattolo e la risalita. Ok, PS1 e vertical line concluse, là c'è la mia macchina. Non stacco neanche il video, sono qui. Che dire di questo breve tracciato? A me è piaciuto molto, anche se si fa in un minuto e mezzo, anche se corto, è un bel tracciato. Mi vado a fare altri giri. I local hanno fatto veramente un bel lavoro, è veramente gustoso, voi che siete bravi potete fare a gara per i tempi, io no, io vado tranquillo. L'unica cosa, magari un saltello per arricchire questo percorso, ma è una cosa personale, eh? Bravissimi local. Bene ragazzi, noi ci vediamo nel futuro con un altro appuntamento con l'avventura. Ciao Belve!